quindi un abbonamento di 69 euro per tre numeri, anche perché l'abbonamento è importante non tanto per un introito di tipo materialistico, ma per far viaggiare la cultura, perché come diciamo tale, un'arte senza una critica parallela muore. Il teatro e il cinema, se non c'è una critica che parla, cioè qualcuno dice è successo questo, che può essere la televisione ma può essere una rivista, anche perché nei quotidiani le recensioni di teatro sono quasi sparite, sono rimaste un pochino quelle di musica. Per cui le riviste devono vivere, no? Per dare ossigeno anche a chi lavora nel settore. Allora concludiamo questo incontro con un quarto d'ora di performance dell'attrice alla mia destra, che Viviana Piccolo, che è un'attrice molto brava, tra le altre cose è la musa ispiratrice di un grande drammaturgo, Fernando Arrabal, europeo, che ha scritto proprio per lei un monologo che ha messo in scena. Fernando Arrabal è uno dei più grandi drammaturghi viventi, è stato subito anche la reclusione per lui da parte di Francisco Franco, che tra le altre cose l'ha messo in galera perché su un libro che aveva dato a una giovane, aveva scritto Cago la patria. Il padre di questa ragazza è andato da Francisco Franco, ha letto questo e l'hanno messo in galera. Poi tutti i grandi intellettuali, da Picasso a Beckett e altri, hanno scritto una lettera che poi il manoscritto l'ho pubblicato nel primo numero della rivista e poi è stato liberato. Lui è rimasto in Francia. Un personaggio per dir poco originale, che lei conosce benissimo, e lei è la sua musa ispiratrice. In questo brano che racconterà un'opera appunto di Rocco Familiare, per rimanere nel tema, intitolato Ritratto di spalle, è del 1973 e è una donna, ricorda un pochino, non so se ha letto Max Gericke di Manfred Carr, è un'opera simile, una donna che ricorda prima di tutto la tecnica relativa e senza punteggiatura di questo monodramma, secondo me. È una donna che ricorda un pochino la sua vita. Non ci sono movimenti perché è una paralisi, è borderline con il suicidio e addirittura è a un livello di stratificazione della solitudine, nel tentativo anche di trovare un piacere fisico solitario, ricordando appunto la sua vita. È una sorta di stream of consciousness, per usare in termini di Joyce, cioè un flusso di coscienza, per cui il punto e la virgola non servono assolutamente, come il modo in cui nell'ultimo capitolo di Joyce, in cui c'è la sintesi della sua solitudine e della sua vita, in cui l'eros non diventa un elemento di gratificazione, ma diventa un elemento di frustrazione, di accrescimento della propria solitudine. Io ho cercato di dare una stratificazione a questo personaggio e un movimento. Arriva, ecco, per l'unica cosa che spero che arrivi, cioè molto artefatta e molto barocca all'inizio della sua recitazione, e piano piano si comincia a capire che sta invece cercando di fare una confidenza, e quindi lentamente questa si sente. Vabbè, anche dopo uso il microfono e lentamente si spoglia, si mette a nudo, e quindi anche la recitazione, da così artefatta che era, diventa molto naturale, e come appunto mettersi a nudo e confidare questa cosa. Cioè questa è una lettura. Lo spettacolo al Dam Simone. Sì, alla soffitta. Ok, adesso è solo una lettura a livello fisico. All'inizio, sempre per questo lavoro così un po' artefatto, un po' barocco, mi sono ispirata a livello anche danzato alcuni quadri di Schiele, perché il personaggio entra in scena, secondo me, così molto forte, e poi lentamente si scioglie, esce fuori tutta l'intimità di una donna, la sua solitudine, la sua frustrazione, e buon ascolto. Due sere fa, a casa dei Torvalze, sì, un nome proprio così, da saga
dei Nibelunghi. Ero affondata in un divano di vera pelle. Ah, questo è importante, perché il corpo umano, come diceva il venditore di automobili illustrando una Jaguar 12 cilindri, non suda sulla vera pelle. Una mano, nascosta sotto il cuscino al buio, ritrovava una intimità preziosa, smarrita fra lo scintillio delle luci che facevano tintinnare i cristalli colmi di whisky, e l'altra a tenere contemporaneamente. Sì, sembra impossibile, ma mi è riuscito subito. La prima volta che ci provai, un paio di anni fa, portavo i capelli lunghi sulle spalle e camminavo per i corridoi respirando il mio dolce profumo, il bicchiere con due dita di Soli di Scozia e la sigaretta. All'inizio della serata le dita erano, se non proprio quattro, almeno tre. E nel portarle al livello attuale, avevo percorso quasi tutti i volti e le spalle e le natiche degli ospiti vaganti nel gran salone, dall'architettura un po' fredda, modello casa Tugenda, Tapernò, spazi grandi, oggetti sperduti. Marmo, acciaio, velluto, pelle, noce, mogano, cristallo, cristallo, ma dalla decorazione quasi barocca, inopinatamente non stonata, grandi uccelli di porcellana, animali favolosi, dalle gole brune, una collezione di parrucche del Settecento, riccioli, riccioli, riccioli. E poi cipria, belletti, nei, tanti nei piccoli, vellutati, deliziosi. Fu il neo che aveva l'angolo della bocca ad attirare subito la mia attenzione. Un neo prepotente le appesantiva il volto e solo quando sorrideva si ritraeva sconfitto, pur se gli riusciva ancora di dare alla sua scintillante risata un che di ambiguo, di non completamente risolto. Era la zia che aveva lo stesso neo allo stesso posto, la sorella di mia madre, antica, come i cappelli che portava, alta, su magre gambe incerte, dal volto affilato e inquietante. Mi diceva, ogni qualvolta le riusciva di sorprendermi sola: gli uomini impazzivano, mia cara, per questo neo, per questo piccolo, scurissimo, imperioso chicco. Non era vero, perché nella sua vita non vi erano mai stati uomini e tantomeno impazziti per lei, e non era neppure appropriato in mia cara, dato che mai mi ero o mi sarei sognata di dubitare di una bugia così volutamente scoperta. Io non ho lei, almeno fino a oggi non ho mai avuto lei, ma potrebbe pure accadere, chi può dirlo, di fare un brusco movimento davanti allo specchio e scoprire che nell'insenatura fra le natiche ho un neo. Non credo che mi metterei a urlare un neo e poi in quel posto. Non è un buon motivo per uccidersi. Un neo non è un buon motivo per uccidersi.
La mano, accecata dal buio, volle uscire dal suo nascondiglio e si pose in vista sul bracciolo della poltrona di vera pelle. Sapete già il resto, con tutti quegli anelli che ne rivestivano le dita, dandole un che di feroce, di guerresco. Devo ricordarmi di toglierli prima di fare l'amore. Potrebbero intimorirlo, creargli strani incubi. Forse è per questo che non vuole più fare l'amore. Oh, caldo. Oh, caldo. Ho tenuto questi pantaloni così stretti tutto il giorno. Camminando mi danno le vertigini, mi accarezzano continuamente e io sono molto sensibile alle carezze. È la mia sola debolezza. Lo sa anche lui, che per quanto idiota, riesce spesso a dominare la mia inquietudine accarezzandomi il collo. E lo sa specialmente Fritz, non il pesce, il parrucchiere ovviamente. Ha delle dita abilissime. A volte mi sfiora la pelle dietro le orecchie con un tocco così soave da darmi brividi. E anche Emma, la masseuse, che prima di sfiancarmi la cellulite incipiente, con colpi secchi, sapienti, contorsioni violente, prepara il mio corpo con carezze lunghe, a pressione gradualmente maggiore, fino a farmi affondare in un mare profondo, denso, scuro. E quando il mio cervello, sotto la spinta di quelle carezze sempre più ravvicinate e ritmiche, comincia a pulsare e a farsi ingoiare dalle mille bocche aperte sulla mia pelle, quella squadrina, che sa bene quanto ciò mi faccia soffrire, comincia a grandinare colpi su colpi, a tormentare quelle boccucce affamate che si ritraggono una a una spaventate, fino a lasciarmi sfinita, senza più un nervo al posto giusto e incapace di reagire a qualsiasi stimolo per più giorni. Quasi alla fine della festa. Festa non è appropriato. Evoca sagre paesane, ricordi d'infanzia, ghirlande di fiori, fanciulle ai balconi, al passaggio di cortei principeschi. Del ricevimento, cocktail, verranno due amici, si beve un sorso, ci sarà anche Moriva, lo scrittore. Gli amici, amici, saranno poi più di 250 camerieri, 20 le portate, frutta esotica, bevande spagnole, vini tedeschi, formaggi francesi, dolci viennesi, il mercato comune alimentare. Mi si avvicinò, prese la mia mano con dolce sicurezza, la tenne a lungo fra le labbra, sguardo fotografico, inquadratura perfetta. Facciamo l'amore, qui, subito. Arrossì violentemente di arrossire. Con gesto furtivo, il cameriere bagnino che faceva navigare lo scotch mi porse, oh mio salvatore, il cristallo dorato che si interpose fra me e il giovane dagli occhi profondi e oscuri. Pulsazioni 80 sono poche o molte.
sorriso, tremito ai lati della bocca, occhi imploranti. Il giovane dagli occhi senza peso mi lanciò tutto il suo disprezzo con una leggera impennata della testa ricevuta e scomparve dietro una cortina di nebbia giallastra. Oro, diamanti, rubini, smeraldi, crisopazzi, zaffiri dalle lunghe ciglia viola, ametiste, topazzi, piropi, malachite, pirite, ossidiana, zolfi dal bagliore infernale, cristallo, ferro, acciaio, 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 fuoco, distruzione, morte. Emicrania, freddo repentino, raggrinzirsi della pelle, vera pelle, la mia, intorno all'occhio, divenuto subito torbido, a contare le mille piegoline, alcune reversibili, altre non più. L'occhio spalancato, lacrima, dolorosamente. Il negligé vagamente fuori moda, scampolo di un corredo che fu glorioso, la maschera per la notte, la crema per le mani, l'antirite per il collo, la rassodante per il seno, l'antivarigine, l'anticellulite. E se il giovane Dio fosse stato veramente innamorato? Forse sono tutte queste arti a crearmi le rughe, i seni cascanti, le varici, la cellulite. Sono bella, sono giovane, sono amata. Lenzuola color pastello, cuscino di piumi, la mia emicrania non tollerà altro. Luce diffusa verde notte e due compresse di Veronal prima di abbassare le palpebre. Recitare, recitare. Sto seduta davanti a me. E non so cosa guardano i miei occhi. Io mi vedo soltanto di spalle. Grazie. Credo che sia colui che noi dobbiamo ringraziare, perché questi tre giorni credo che siano stati molto interessanti. I personaggi che sono arrivati a Montefalco e che hanno condiviso con noi queste tre giornate, compresa ecco, questa mattina, io vi ringrazio perché due professionisti veramente in gamba, e quando c'è
il lavoro, l'impegno, la capacità, la professionalità, credo che sia percepibile anche da chi non è addetto ai lavori, come siamo sicuramente noi. Tutte e due queste esibizioni di questa mattina ci hanno veramente molto coinvolto, a me personalmente mi hanno commosso proprio per la bravura e la capacità. Quindi questo significa fare cultura, significa condividere certe cose e credo che sia anche il modo per avvicinarci molto di più sia al cinema così come al teatro e ci fa capire che chi lavora in questo campo e lo fa veramente senza percorrere scorciatoie o situazioni che in qualche modo l'attore ci ha descritto prima, fa parte dell'opera che magari saremo anche curiosi di andare a leggere questa cosa, ci emoziona e quindi sono due giovani, bravi, preparati, quindi due veri professionisti, quindi noi siamo onorati della vostra presenza qui a Montefalco e delle emozioni che ci avete fatto vivere. Interessanti ma comunque impegnative, va fatto un percorso di educazione, quindi questa è la prima esperienza, c'è stata una certa condivisione ma sicuramente destinata ad aumentare e a crescere e quindi il prossimo anno o comunque anche prima insieme al professor Bartalotta noi speriamo ecco, di poter condividere questo percorso insieme e di parlare ancora di cinema, di teatro, ma di grandi professionalità come queste che ci sono state offerte in questa edizione. Quindi un grazie di cuore da parte mia, ma credo di tutta la città di Montefalco. Grazie a voi. Sindaco, e voglio solo ricordare una cosa, che questo incontro è stato possibile grazie a un'altra amica di Montefalco, una grandissima sostenitrice di un'altra associazione, Vivere la Speranza, che è Adele Santini. Che allestisce i presepi qui per Natale. E quindi volevo ringraziare anche lei perché tutto questo, quindi tutto questo è stato reso possibile grazie a questi incontri quasi casuali che poi portano delle cose belle, bellissime e al sostegno poi di persone giovani. Io ne sono la testimonianza, in questi giorni mi è venuto questo pensiero che voglio condividere con voi. Io sono la testimonianza di quanto un sindaco e un'amministrazione può affidare ad una persona giovane, perché io alla soglia di 30 anni mi sono ritrovata a svolgere un ruolo che oggi credo sia più grande di me, però lo faccio talmente con tanta passione e sostenuta dalla mia giunta, dalla mia giunta comunale, dal sindaco, che per me è solo frutto di questa grande passione tutto quello che faccio, per cui dare spazio, dare questi spazi ai giovani, a attori giovani, a personaggi come Nicola che si cimentano in cose che alla fine risultano più grandi di loro stessi, è veramente una cosa meravigliosa. Grazie signora. A quel ragazzo che sta riprendendo, che non solo ha lavorato per i corti cinematografici, ma in questi tre giorni è stato proprio un testimone, non solo oculare, ma anche attraverso la telecamera, quindi rimarrà nel repertorio e quindi il concetto di formazione di questa attività. Un saluto particolare lo faccio a lui.